Ciao 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 a tutti e benvenuti con l'appuntamento con il catalogo di Bonprix. Questa volta siamo con un anticipo dell'autunno. Infatti vedete già i colori della copertina, le maniche lunghe, il colore verde scuro e infatti il titolo del catalogo dice Best of Green, il meglio del verde. Scopri come indossare il colore più trendy dell'autunno. A me non è che faccia molto piacere perché il verde non mi sta proprio benissimo, a meno che sia un verde brillante. E sapete che c'è anche il proverbio che dice: chi di verde si veste, a sua beltà si affida. Insomma, bisogna avere la carnagione giusta e i colori giusti. Comunque andiamo a vedere un po'. Ecco qui il primo verde. Questa magliettina con questo taglio un po' particolare, un po' diverso dal solito. Qui invece troviamo questa fantasia che infatti dice stile retro, che riporta molto le fantasie minute, geometriche minute degli anni 60-70. Io me le ricordo bene, ahimè. Ecco una cosa carina che fa adesso Bonprix. Non è relegare le taglie un po' più abbondanti in una sezione apposita e più ristretta del catalogo, ma le mette insieme alle altre taglie, giustamente, come giusto che sia. Tra l'altro, Bonprix offre veramente delle tante possibilità per tutte le taglie, gli stessi abiti per tutte le taglie. Addirittura alcuni capi partono dalla 40, 42, alcuni anche dalla 38, ma altri dalla 40, 42 arrivano fino alla 62 addirittura. Quindi si accontentano un po' tutti i gusti, tutte le forme, tutte le taglie. Sinceramente, questi colori un po' spenti non è che mi entusiasmino molto, però ecco già qua siamo un po' meglio. Il ruggine, il beige, il tortora, marroncino, già siamo un po' più caldi come colori. Poi vabbè, c'è l'immancabile jeans. Mi piace molto questo soprabitino di jeans, carino, però non so se lo comprerei. No, penso di no. Ecco una cosa che vedo che è tornata tanto. È la similpelle che è diversa dalle copelle. Le copelle ha un trattamento particolare, più pregiato. La similpelle invece è del tutto sintetica. Comunque penso che non siano più le similpelle di quando io ero ragazza, che ti facevano sudare solo a vederle, prendevi fuoco solo a toccarle. Sono dei trattamenti particolari, molto più tecnici, ecco, questi sono similpelle ed è tornata molto la similpelle, anche questa giacca, vedete? Similpelle, non è che mi piace tantissimo, però vedo che ci sono diversi capi, anche la minigonna questa in similpelle, i leggings. Vedo che sono tornati anche tanto, scusate, gli abitini con la fantasia floreale molto minuta, tipo provenzale, ecco. Poi, vabbè, l'immancabile bianco-nero, che non stanca mai. Qui abbiamo ancora una fantasia fiorata. Un abitino questo molto semplice, elegante, comodo. Anche lo scozzese non manca mai, per l'autunno. Bluse, camicie lunghe per chi ha bisogno di coprire un po' i rotolini. E qui abbiamo ancora le copelle, questo gilet e questi pantaloni in copelle. Non i copelle, scusate, similpelle, che come dicevo prima è molto diversa. Qui abbiamo giacconi, abitini ancora. Io li chiamo un po' stile piccola fiammiferaia, questi qua scuri, a fiorellini, giacconi, maglioni, giacche, cappottini. Questo scozzese molto carino, non si vede forse, ma è un bel blu, guardate che carino.
anche se un po' impegnativo e come accostamenti, questo è già più facile secondo me da abbinare, sempre uno scozzese ma sui toni chiari del beige, carino quel cappottino, so che ne... ho voglia di prenderne uno, ancora scozzese, ancora stile provenzale, questo è molto carino di abito, piace. Dicevo che ho voglia quest'anno di comprare un cappottino senza spendere troppo, anzi spendendo decisamente poco se possibile. Questi sono i migliori capi a meno di 20 euro. Intramontabile jeans, come sempre. Qui abbiamo sotto giacca in maglia, altri capi. Anche questo carino, però io ne vorrei uno un po' più lungo, almeno al ginocchio. L'animalier non manca mai, anche quello. La moda di oggi è bella perché veramente è di moda tutto praticamente. Ancora giacconi, piumini, cose un po' più sportive per il tempo libero, a meno di 25 euro. Pantaloni, questi li avevo comprati l'anno scorso, sono davvero comodi. Sono pantaloni da ginnastica, diciamo, con questa fascia in vita. Io l'avevo preso con la fascia blu, un blu elettrico, carino. Qui andiamo nelle calzature. Mi è capitato di comprare dei sandali su Bonprix, ma parlo di almeno 6-7 anni fa e li sto usando ancora adesso, quindi direi una buona qualità. E poi c'è l'intimo. Come ho già detto tante volte, l'intimo di Bonprix secondo me è molto bello e i prezzi sono decisamente convenienti. Anche se devo dire la verità, ho acquistato proprio recentemente dei reggiseni su Shein che costano pochissimo, tanto la chiara si fa sentire, e mi sono trovata veramente bene, tant'è che ne ho ordinati altri che mi dovranno arrivare e poi vi mostrerò. Qui c'è la pigiameria. Ancora reggiseni, poi andiamo sui reggiseni contenitivi, qualcosa per gli ometti, ma noi guardiamo solo i modelli come sono. Vabbè, c'è di meglio. E con questo abbiamo finito la nostra carrellata. Spero di avervi dato qualche idea. Se volete sapere come ricevere il catalogo Bonprix, avevo fatto un video dedicato. Basta che cerchiate nella ricerca appunto di YouTube Sontina F come ricevere il catalogo Bonprix, lo trovate sicuramente. Così almeno se volete ricevere a casa i cataloghi sapete come fare. Io vi ringrazio, vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!